Sì. Buonasera Alessandra, benvenuta, Buonasera, grazie per presentati. l'invito. Presentati al nostro pubblico. Dunque, io sono regista insieme a Enrico Masi del film documentario Lucus a Lucendo, a proposito di Carlo Levi, che è una produzione Caucaso, che è la nostra casa di produzione, che è un collettivo di artisti che ha sede a Bologna. Abbiamo realizzato questo film insieme a Luce Cinecittà e insieme a Domus, che è una casa di produzione nata in Lucania, grazie a Rosanna D'Aloisio, che è la nostra produttrice, e insieme ad AMOD, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Non esisteva un film su Carlo Levi, e in realtà forse questo non è nemmeno un film che esaurisce tutte le tematiche della vita di Levi, non si può ritenere un film biografico, è un film che si articola in un viaggio che abbiamo condotto tra il sud dell'Italia e il nord della Francia, in tutti i luoghi in cui lei aveva vissuto e in cui la sua eredità fosse molto viva. E quindi abbiamo condotto questo viaggio insieme al suo nipote e discepolo di pittura Stefano Levi della Torre, attraversando un'Italia e una Francia un po' sospesa fra la narrazione leviana e alcuni conflitti identitari contemporanei. Ci interessava rintracciare l'eredità di Carlo Levi nel presente, per cui non è un racconto nostalgico delle narrazioni leviane e del suo impegno pittorico, letterario, politico, pur avendo questa referenza molto autorevole. Non è stato in realtà non c'è un solo protagonista, ci sono diversi protagonisti, ogni luogo parla attraverso dei personaggi e in qualche modo si può riconoscere che questo sia un film abbastanza corale e ovviamente c'è uno sbilanciamento sulla Lucania che rappresenta non solo il sud del nostro paese, ma anche il sud del mondo, e che noi ritraiamo insieme a dei contadini contemporanei che vivono a Craco. Craco è un territorio che Carlo Levi ha attraversato, che non è finito in alcune. È finito in realtà, è associabile a Cristo si è fermato. Cristo si è fermato a Eboli grazie al film di finzione realizzato da Rosi che uscì nel 79 e che secondo noi è un po' ascrivibile alla narrazione della Lucania di Cristo si è fermato a Eboli. E ci interessava molto coinvolgere questo territorio che ha delle caratteristiche paesaggistiche molto simili al territorio del confino in cui lei ha vissuto e perché la memoria di Carlo Levi lì è molto interessante. Questi contadini che nel 79 hanno partecipato al set cinematografico avevano conosciuto Carlo Levi attraverso Gian Maria Volonté. E quindi in realtà, pur non avendo letto Cristo si è fermato a Eboli, parliamo di una famiglia di contadini analfabeti, sono molto legati a questa narrazione. E quindi sono legati a un personaggio che per loro è di finzione, che tuttavia ha caratterizzato la loro identità. Quindi, siccome questo film si fondava su una grande assenza che è Carlo Levi, è stato interessante associarci allo sguardo di questi contadini, anche per guardare con uno sguardo critico, con un occhio critico alla civiltà contadina contemporanea e quindi a quei frammenti che tutti noi lucani nella contemporaneità rappresentiamo. E mi piacerebbe far vedere un estratto che ho portato. Come dicevo, ci sono tanti territori dalla Lucania, Roma, Firenze, Torino, Alassio, la Francia, Parigi principalmente. Però la clip che abbiamo voluto mostrare stasera è dedicata principalmente alla Lucania. Allora, mando la clip e poi concludi con il tuo intervento.
Credo che la sorpresa del Sud in Carlo Levi abbia qualcosa del genere, cioè quello che dicevo, una divergenza specchiante, cioè del fatto che uno che viene da Torino, da uno strato sociale privilegiato, attraverso però la persecuzione arriva in un posto molto esotico, cioè molto diverso, no, dalla propria abitudine. E scopre quindi la grande gamma della vita umana, dell'essere umano. E lo scopre attraverso qualcosa che permane, di permanenza, di non assillo del tempo moderno, no? E che quindi esistono, diciamo, delle sopravvivenze arcaiche anche sotto la copertura del tempo moderno. Ci sono delle somiglianze, è un rapporto così forte con la terra, con la materia, con le immaginazioni mitologiche che nascono da questo, e tu vedi che anche in te funziona una cosa di questo genere, che sono state come censurate o coperte, diciamo così, da un'esperienza che è soltanto uno strato del tuo essere umano, e quindi scopri altri strati. Allora, Alessandra, vuoi continuare il tuo intervento? In questa clip eravamo prima nell'orto dei nostri contadini Enzo e Filomena, insieme a questa coprotagonista che è un'agnellina, Sentinella, e poi finiamo nello studio di pittura di Stefano Levi della Torre che si trova a Milano, dove abbiamo provato a dialogare con alcuni dei testimoni del Novecento. Come Carlo Ginzburg, che è un autorevole storico, e abbiamo provato a rileggere l'esperienza leviana. Abbiamo avuto un titolo provvisorio per tanto tempo, poi il film è stato selezionato al Torino Film Festival, dove è stato presentato alla fine del 2019, e poi ovviamente, come sappiamo, tutte le distribuzioni cinematografiche si sono interrotte nel 2020, quindi siamo ripartiti con la distribuzione a settembre dello scorso anno e questo film ci ha portati in diversi luoghi. Si è rivelato uno strumento di dibattito molto importante, non solo per il Sud, ma per tutta l'Italia e ci ha molto stupiti l'interesse che ha suscitato in alcuni territori in cui la civiltà contadina in alcuni contesti urbani poteva essere non compresa, ad esempio, e quindi siamo felici di poter fare dibattito un po' dappertutto e poi dal momento che io sono lucana tengo particolarmente a riuscire a farlo anche nei luoghi da cui vengo e grazie anche ai quali siamo riusciti a costruire questo film, anche Grassano, siamo debitori anche a Grassano ovviamente. E questo film alla fine ha cambiato volto, cioè quando lo stavamo ultimando ha cambiato un po' volto, cioè abbiamo capito che il messaggio corale di questa esperienza cinematografica trascendesse la stessa vita di Carlo Levi, per cui il film non ha un titolo che dichiaratamente si rivolge a Carlo Levi. Abbiamo scelto un'espressione che lui scrive in Cristo si è fermata Eboli e che secondo noi è rappresentativa un po' dell'esperienza leviana. E che rappresenta un po' l'universalità del messaggio di Carlo Levi, ovvero lucus a lucendo, cioè in realtà lui scriveva lucus a non lucendo, che è un'espressione latina di Varrone che serve a spiegare perché la parola bosco derivi dalla mancanza di luce. Con Stefano Levi abbiamo deciso di togliere la negazione, per lanciare questo messaggio. Ovvero Carlo Levi come faro sulla conoscenza e come strumento anche di analisi delle nostre identità nel presente.
Quindi grazie e spero che potremo condividerlo tutto con un dibattito. Grazie Alessandra.